Dopo Viggiano, la protesta dei 5 Stelle si sposta a Tempa Rossa. I grillini hanno depositato la mozione di sfiducia al governo, mentre in una intervista Beppe Grillo dice: «Mi sono trovato leader, ora non lo sono più». Angelo Polimeno. Ha voglia di parlare Beppe Grillo al quotidiano. Il Foglio racconta di essersi trovato a fare il leader dei 5 Stelle, ma che adesso, pur non potendo uscirne, non lo è più. E sul Fatto Quotidiano, in un dialogo immaginario con un neurologo, si chiede perché la gente sia indifferente al fatto che i grillini hanno lasciato 42 milioni allo Stato. Nessun accenno invece alle inchieste di Potenza, del quale però si occupano i parlamentari del Movimento che, dopo il blitz di ieri a Viggiano, oggi si sono presentati ai cancelli dello stabilimento della Total in costruzione a Tempa Rossa. E sempre oggi hanno depositato la mozione di sfiducia al governo. In Senato a parole i numeri ci sono, se lei va a vedere tutti quelli che dicono di voler mandare a casa Renzi sono la maggioranza, quindi la scelta sarà tra la poltrona o la coerenza. Anche il centrodestra lavora una mozione di sfiducia distinta da quella dei 5 Stelle. Sul fronte delle amministrative Berlusconi rivolge a Salvini un appello all'unità su Roma e annuncia che presto si incontreranno. Sono a disposizione, la risposta del leader della Lega, ma nella capitale l'unico candidato che può vincere è Giorgia Meloni.